benvenuti. E benvenuti a voi di Rimini, poi ci saranno alcune classi che vedrete, insomma, seguiranno la vostra presentazione. Per me oggi è un giorno un po' speciale per noi del progetto di Mostra sui Cristalli, perché praticamente siete la scuola che ha sviluppato un tema a me particolarmente caro e quindi sono anche curiosa di sentire che lavoro, la vostra attività, il vostro approfondimento. Visto che il tema cristalli è stato declinato in tutti i modi possibili e immaginabili dal punto di vista scientifico, biologico, eccetera, ma dal punto di vista umanistico siete i primi. Siamo contenti di ospitarvi, come avete visto è un luogo un po' magico questo chiostro e convento, ex convento di San Paolo, è un edificio che praticamente è stato costruito intorno al 1200, quindi poco dopo la realizzazione del Duomo di Modena. Era un convento di monache, le monache del San Paolo, che poi è diventato educandato. Noi siamo stati, diciamo, Ducato Estense e nell'Ottocento, sotto il Ducato Estense, questa era una struttura che ospitava orfane o comunque figlie nobili, figlie femmine di famiglie nobili. Ma al di là appunto del leccio che riempie questo chiostro in modo incredibile, ma che la pioggia di oggi non gli dà la giusta atmosfera, e vorrei subito cominciare questa mattinata insieme dando la parola al professor Augusto Carli, che è della nostra Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Lingue e Culture Europee, correggimi se confondo i nomi, e in particolare lui è appunto umanista, è un glottologo e si è reso disponibile per introdurre in qualche modo dal punto di vista scientifico questa mattinata, raccontandoci e introducendoli al termine cristallo, che tutti noi usiamo, dagli aggettivi del linguaggio comune a materiali che poi imparerete, o forse sapete già, non essere in verità struttura cristallina, quindi cristalli. Lui ha anche portato un po' di peso legato a una sua raccolta personale che sono curiosa davvero di sentire da che parte del mondo arrivano. Quindi lascio la parola prima al professor Augusto Carli, poi dopo lascerò la parola a voi del liceo classico paritario Dante Alighieri, così mi farebbe piacere anche se il preside potrà fare una breve presentazione della scuola, anche perché a breve arriverà un'altra classe, così che insomma facciamo amicizia. Prego. Buongiorno, penso che vada bene così, mi sentite, vero? Mi sentite? Grazie a Milena per questa introduzione che ha fatto, e ne sono veramente molto grato. Noi viviamo nello stesso dipartimento, anche se di dipartimenti due diversi sono, ma io che sono glottologo mi sento molto più vicino agli scienziati naturali che agli umanisti, cioè io non mi sento umanista, mi sento appunto scienziato naturale, perché mi occupo appunto di glottologia. E la glottologia studia quella parte del cervello che è legata appunto alla favella, il parlare in sé. Voi sapete che, comunque avete già visto, insomma, sono nato andato allo zoo, che ci sono le scimmie antropomorfe, e queste scimmie antropomorfe condividono il 90% dei geni che abbiamo noi come Homo sapiens sapiens. Quindi siamo quasi al 100% uguali alle scimmie. Quindi per favore non scherzate più con le scimmie e non pensate che le scimmie siano appunto degli animali inferiori, perché invece hanno una grandissima parte, la maggior parte dei geni
corrisponde a quella umana. Questi geni, i geni appunto che sono tutti quanti nel cervello e soltanto appunto lì sono localizzati, per quanto riguarda la specie umana è stupefacente che queste scimmie antropomorfe ad un certo punto della loro esistenza hanno lasciato la stazione che prima avevano, cioè il comportamento. Posso chiedere aiuto? Perché se faccio... Dunque, i signori prima di tutto camminano così. Sicuramente esistono anche molti umani oggigiorno che continuano a camminare così, mentre potrebbero benissimo usare la stazione eretta, ma per vari motivi, anche i più labili, i più stupidi, molto, molto spesso legati anche al tipo di abbigliamento, perché è l'abbigliamento in effetti è proprio la scimmia antropomorfa, appunto hanno questa stazione che non è la stazione eretta, è una stazione inclinata in avanti. Con la stazione eretta, acquisita nel corso di molti, molti secoli, è avvenuto anche un cambiamento per quanto riguarda la conformazione del cosiddetto cervello e di tutto ciò che ne consegue. E soprattutto, come dicevo già inizialmente, la capacità di usare un linguaggio verbale. Esistono dei linguaggi verbali, come ad esempio quello che sto usando io in questo momento e che anche voi usate, che va sotto il nome di italiano, una qualche forma di italiano, e questa appunto è una lingua storico-naturale che è evoluta e cambiata nel tempo. E tenete presente che non esiste per un glottologo alcuna differenza tra lingua e dialetto. Nessuna, nessunissima differenza. Si può semplicemente dire che una lingua è un dialetto che ha fatto carriera. Ma tutte le lingue derivano appunto da un dialetto. Per quanto riguarda la situazione italiana, è stato appunto il dialetto fiorentino che ha avuto il primato sugli altri dialetti parlati nella cosiddetta penisola italica. A parte questo, io mi diletto, come Milena Bertacchini ben conosce, anche di manufatti, manufatti che vanno sotto il nome di sfere di cristallo, oppure sassi, oppure altri minerali, come ad esempio l'onice. E ho portato qua una breve, un piccolo campione di questi sassi, di queste pietre, perché anche loro, se vengono guardati e osservati con attenzione e soprattutto presi in mano, danno delle sensazioni molto particolari, perché sono dei manufatti naturali che sono stati usati dai nostri predecessori o comunque modellati dalle temperie varie, che sono appunto la neve, che possono essere le acque, le piogge torrenziali, e che vanno appunto a levigare queste pietre. Ma se voi prendete ad esempio questo, che ha una certa mole, vi domando, questo qua, questa forma, vi ricorda qualcosa? Sì, è il cervello. È il cervello, è proprio una pietra che ha assunto questa bellissima forma dell'encefalo, che è appunto la parte principale del nostro corpo umano. Voi sapete che se noi fossimo decerebrati senza cervello non saremmo qui ad ascoltarci, a comprenderci, perché il cervello è l'organo più importante del corpo umano e ha il più delle volte proprio questa forma. Ne prendiamo un'altra cosa, prendiamo ad esempio questo che cos'è secondo voi? È pur sempre un minerale, no? Che cosa potrebbe essere secondo voi? Fate delle presupposizioni, tutte le presupposizioni sono lecite.
potresti metterlo qui sulla fronte, per esempio, andando con la testa da ballo, sicuramente tutti sarebbero molto, molto sorpresi di questa novità. Ma è un bellissimo gioiello. Voi pensate che questo sia naturale o non naturale? Diciamo che c'è una grande parte di naturalezza e una grande parte invece di non naturalezza. Perché tutto ciò che passa dalla natura all'umano, l'umano non si accontenta mai o quasi mai di ciò che vede in natura, vuole intraprendere una specie di sfida, è una sfida che intraprende con la natura stessa e lo va a modificare. Qualcuno di voi conosce una pietra particolarmente preziosa che va sotto il nome di Koh-i-Noor? Tu, Milena, sicuramente sei in grado sì, di perché, dare cioè, una spiegazione. Noi poveri mortali, cioè io personalmente dico Koh-i-Noor, che non Koh-i-Noor, quindi forse loro lo conoscono, il diamante, questa gemma meravigliosa che adesso fa parte della corona britannica sempre. E in mostra potrete vedere altre gemme, calchi, aperte e chiusa parentesi, di un altro diamante famosissimo, il Koh-i-Noor o Koh-i-Noor, come il Cullinan, sono due dei diamanti più grossi mai rinvenuti nei giacimenti che tuttora si conoscono al mondo, e sono stati intagliati in queste gemme meravigliose di tantissimi carati che adorano appunto la corona britannica. Ebbene, questo sicuramente non è un diamante, però è a forma di diamante. Questo è un dodecaedro, mi pare, vero? Tu che sei esperta. Può darsi. Sì. Mi fai... C'è un professore di matematica che forse potrebbe... Abbiamo tornato. Perché un po' a tutti tocca. Non abbiamo capito, prego. A vederlo da qua mi sembra che abbia più facile. Sì. E sicuramente voi non pensate che questo sia un diamante naturale, vero? Non sarei qua, sarei altrove, non perché queste cose che voglia ti costi possedere, ma sono delle cose molto molto rare. E invece queste cose qua, prima di tutto dovete prendere queste due cose in considerazione. Questa è pasta di vetro, è semplicemente pasta di vetro, che può essere anche interessante, bello a vedersi, che ha una sua funzione. Secondo voi questo che funzione svolge? Perché tutto ha una funzione, eh? Che funzione potrebbe svolgere? Ferma carte, sicuramente, ferma e poi le carte, ferma carte. E cosa può fermare ancora? La porta. Metterlo davanti alla porta in modo che la porta non sbatta più quando c'è vento, si mette lì e siamo sicuri che la porta non sbatte più. Ora, voi potreste appunto dirmi, ma che differenza c'è fra questo e un sasso? Guardate, questo è un bellissimo sasso che io cammino molto, vado molto in montagna, e i torrenti sono pieni di sassi, sono veramente pieni di sassi. Purtroppo è chiaro che voi non lo potete vedere, ma se lo vedeste da vicino potreste vedere effettivamente qual è la scrittura che l'acqua ha inciso su questa pietra. È veramente una scrittura. L'acqua ha levigato nel corso dei secoli, ha levigato la pietra in modo tale che la pietra di per sé parla, è una pietra parlante, perché tutto parla, veramente tutto parla, tutto ci dice qualcosa, e anche le pietre che di per sé non hanno un organo vocale sono comunque testimonianze naturali di ciò che loro hanno vissuto, queste pietre, nel corso del tempo. È
Ecco, vi mostro anche un'altra cosa che secondo me è anche interessante. Ecco, prendete, io prendo di nuovo il cervello, lo chiamo così, per intenderci, e vedete come è fatto e vedete questa pietra. Forse quelli dietro non lo vedono, ma la posso anche far passare. E secondo voi siete in grado di fare delle proiezioni che cosa sia questa pietra? Come vedete non è più una pietra naturale, questa è una pietra naturale, questa qui è semi-naturale perché appunto l'uomo l'ha usata per farne un'altra forma. E che cosa potrebbe essere questo qua oggigiorno? Un posacenere, dice lei che fuma. Ma ad esempio lei che non fuma ci potrebbe mettere su gli anelli che si leva la sera, i gioielli che si leva la sera e li mette qua e il giorno dopo le trova. Conoscete questa pietra? Sì, sì, certo, esattamente. E si chiama? Come si chiama? Comincio per O. Ostrica, sì. Il veneziano potrebbe dire ostrica, per dire per dirci, poi boh. Il veneziano si dice ostrica. Ostrica che vuol dire piccola ostrica in sé per sé, è proprio quella la derivazione. È olice ed è una pietra naturale lavorata in modo tale da ottenere una qualche funzione. Appunto qualcuno di voi qui dice alla sera, dopo che sono ritornato a casa da una festa da ballo, metto i miei anelli in questo piccolo porta gioie che è aperto. Allora voi vedete che questo è sicuramente naturale in sé in origine e che nell'andare del tempo è stato usato per farne un oggetto funzionale. Quindi funzionale e naturale sono due parole che stanno agli antipodi. Ciò che è naturale non è necessariamente funzionale e ciò che è funzionale potrebbe essere di derivazione naturale, come in questo caso. Vi domando, mi capite quello che sto dicendo? Avete a questo punto delle domande da fare, delle curiosità e in particolar modo? E coinvolgo naturalmente anche la collega Milena Bertacchini in questo, che è esperta di mineralogia. Possiamo dire alcune cose. Vi ho messo su Facebook, quindi. Sono già condannati. Ti ho messo te su Facebook perché non ero da dietro. Allora, l'unica cosa che mi faceva piacere dirvi, alle volte noi valutiamo un materiale in modo improprio perché dall'esterno non riusciamo a capire la bellezza che può avere all'interno. Tipico sono le geodi, cioè quelle cavità interne a dei sassi, spesso globosi, che nascondono dentro vere e proprie miniere di cristalli. Lo stesso l'onice, che è un esempio diciamo raffinato di quarzo, e il quarzo è il materiale più diffuso che abbiamo per uso quotidiano, dai vetri ai bicchieri, alle bottiglie e così via. Se opportunamente levigato, lavorato, quindi quando l'uomo è in grado di conoscere il materiale, di valorizzarlo nella sua struttura, abbiamo degli oggetti, dei manufatti molto pregevoli. Sì, è interessante in ogni caso, no? Sì. Indipendentemente dal valore intrinseco, certo, che può avere. Riprendo un altro sasso, che secondo me è molto importante, e per la forma in generale, e per ciò che dice, parla.
Purtroppo questi tanti e la distanza tra me, che sono qua, e voi, sicuramente è penalizzante, ma io lo farei passare, se avete voglia appunto di analizzarlo da vicino, perché guardandolo in tutte le sue parti, le sue sfaccettature, si vede che lingua parla. Quindi non è solo l'homo sapiens sapiens da parlare, ma sono anche i manufatti naturali o non naturali. Posso cominciare da lei? E può fare delle presupposizioni, non si senta come a scuola, eh? Quindi non si sente come a scuola. C'è questa riga nera. Sì, c'è una riga nera, poi gliela restituisco subito, no? Vedete, è un sasso bianco, naturale, e però ha questa riga nera molto importante che va da parte a parte. E quindi è chiaro che ci si domanda subito, osservando questo sasso, come mai questa riga nera è nato così o è diventato così? E quindi guardando bene il sasso in tutte le sue parti siamo in grado di fare delle presupposizioni, cioè presupporre ciò che è avvenuto nel tempo. Tu che sei intelligente, Milena, secondo te... Affermazione impegnativa. No, è vero, io ti conosco e sei intelligentissima. Allora... Qui è una sfida, nel senso che noi geologi siamo ricchi di fantasie e sulla base di qualche osservazione macroscopica che facciamo, ad esempio su questo ciottolo è appunto è un materiale naturale, una pietra libigata e arrotondata. Nel momento in cui vediamo una striscia nera di questo tipo, ci facciamo tutte delle congetture, più o meno veritiere. La certezza uno non l'ha, però si dice sulla base dell'attualismo, cioè sulla base dell'osservazione di quello che avviene ai giorni d'oggi, noi possiamo presupporre, appunto immaginare, il perché ci sia una striscia nera di questo tipo, che se lavandole viene via potrebbe dire che questo ciottolo è rimasto infossato nella melma del fiume e si è deposto qua del materiale carbonioso. Se noi tagliassimo questo ciottolo e invece vedessimo che questa riga nera permane all'interno, vuol dire che c'è una variegatura all'interno del materiale e quindi c'è stata una diversa deposizione di materiali nel tempo che hanno prodotto questa differenza cromatica. Quindi tutta una serie di ipotesi che da una piccola osservazione macroscopica passano a microscopiche e così via per ricostruire quella che è la storia di questo ciottolo, che potrebbe raccontarci. Allora, lui è andato lungo questo torrente che all'interno di una certa zona, di una certa vallata, il torrente incide delle rocce dei rilievi circostanti. Questo ciottolo deriva da questi rilievi erosi dall'acqua e il conoscere materiale che compone questo ciottolo ci riporta ai materiali che compongono questi rilievi. Conoscere il materiale ci permette di conoscere la storia di quei rilievi e via 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 via. Questa è la geologia. Sì, questo è interessante, che vedete c'è questa parte che è stata usurata dal tempo, quindi è levigata verso il basso e qui dietro invece rimane la forma ovoidale. Quindi qui c'è stata la usura, quindi è piatto, e questa riga nera è molto probabilmente catrale, quando appunto si è cominciato ad usare il catrame per mettere insieme i vari. Dove l'hai raccolto? Perché poi. Sì. Non l'hai raccolto in un fiume. Questa allora. Non l'ho raccolta in un fiume. Okay. Non ho raccolto nel fiume, ma probabilmente è poi venuto giù da qualcos'altro. Certo. Ma questo qui è
quasi sicuramente cataranea. E la riga risale quasi sicuramente agli anni 50. Gli anni 50 in Italia sono anni in cui si è fatto grande uso di catrame per asfaltare le strade. L'asfalto stradale è una invenzione tutto sommato recente, molto recente, che risale a 40-50 anni fa. Prima non si usava il catrame e questo è appunto un residuo di materiale catramoso. Questa è la parte, diciamo, esposta e questa è la parte invece infissa sul terreno. Quindi le pietre parlano e come vi parlano? Non hanno la facoltà del linguaggio, come noi qui presenti, però possono essere piene di indizi, di segni che ci portano a fare delle congetture e a capire che cosa è avvenuto nel tempo. Ed è quello che appunto voi soprattutto fate, no? Studiando certo. Le pietre. Ti domando, questo è silicio? Dunque, silicio in sé... È vetroso, no? Dunque, io adesso così generalmente, prima di non sapendo dove l'hai raccolto, vedendolo così levigato, in modo onesto non posso dire esattamente che materiale sia. Vedo però la consistenza, sento il peso... E suppongo, è probabile che sia un nodulo di selce. La selce è sempre quarzo, così come l'onice, così come il calcedonio, così come il quarzo ametista, quarzo rosa, così come l'opale. E vari gradi di preziosità di un materiale che a seconda della struttura cristallina si presenta in modo diverso e contiene silice, ma e silice legata all'ossigeno e ossido di silice. Vorrei inoltre farvi vedere questa pietra, chiamiamola pietra, che è piena di significato. Dovrei farvela passare mano per mano in modo che voi possiate anche toccarla e vederla, però per il momento io domando almeno a coloro che sono qui nelle prime file se intuiscono un qualche significato su questa facciata che io vi sto mostrando. Non ci sono proprio dei fossi, ma non lo sono. Questi qua, sì. Vero? Cioè, dei fossi non possono essere. Potrebbero anche essere invece. Però è molto strano, molto bello. Non l'hai sentito qua. Come dice? Non l'hai sentito. Ah, non ha sentito. No. Puoi ripetere? Pensavo si fossero fatti dei passi di su. Sì, per fare questo appunto bisognerebbe che voi lo guardaste da vicino. Come facciamo? Lo fai passare le mani in sì. Mano. Strano. Sono un attacco di balani. Dove l'hai raccolta? Sul mare? No, diciamo, beh sì, non lontano dal mare. Non lontano, non dal, lontano mare. Dal mare, sì. Di nuovo, le tracce che noi possiamo trovare all'interno o sulla superficie di pietre generali ci dicono tante storie, come diceva prima il professor Carli, e talvolta ritrovando fossili o tracce di fossili di ambiente marino in zone dove adesso non è presente il mare, così come fece Darwin sulla catena andina, noi possiamo presupporre appunto che in quella zona, in tempi più antichi, fosse presente il mare. E su quel ciottolo a me pare di intravedere delle tracce di tipo balani che si erano fissati sulla roccia, ma bisognerebbe poi vedere. Sì, più da vicino che sì. Cosa sia. Sta di fatto che comunque il tempo lascia sempre una traccia, no?
E noi umani non amiamo l'incertezza. L'incertezza è il grande nemico dell'Homo sapiens sapiens. Quando noi non sappiamo che cosa, qual è la situazione in cui ci troviamo o che cosa viviamo, quando siamo presi dall'incertezza, automaticamente formuliamo nel nostro cervello delle presupposizioni. Presupposizione significa potrebbe essere così. E questo perché l'umano non ama l'incertezza. Quando siamo in una situazione di incertezza, tutti quanti noi più o meno diventiamo nervosi perché non riusciamo esattamente a comprendere a che cosa siamo esposti. Quindi l'incertezza è un sentimento molto divorante della presupposizione umana. In questo anche gli scimmioni, che appunto come dicevo inizialmente, condividono una gran parte, anzi la massima parte dei geni con l'umano, anche le scimmie non amano l'incertezza. Ci sono invece degli animali che della incertezza se ne strafottono completamente. Uno degli animali più furbi che noi conosciamo tra i mammiferi è il gatto. Al gatto l'incertezza non ne fa un baffo, perché appunto ama tutto quello che c'è e ha una grande curiosità e vuole appunto crearsi una esperienza. Dunque, la parola cristallo, di cui si è parlato già, la parola cristallo è una parola dell'italiano contemporaneo. Però, come ho già detto, tutte le parole hanno una lunga storia. Qualcuno potrebbe dire nella parola cristallo c'è la parola Cristo. Tra Cristo e cristallo non c'è molta differenza. Ma sarebbe sbagliatissimo. Cristo non ha nulla a che fare con il cristallo. Mi dispiace per voi, insomma. Quando anche voi pensiate che Cristo sia il massimo cristallo, non è così, non è così da un punto di vista del manufatto. Quindi cristallo viene invece da un'altra parola che è di origine greca, che è, chi lo sa? Sì, certo, cristallos va bene, ma dentro cristallos c'è un'altra parola. Prego. La parola che significa freddo, okay. Brava. Chris. Bene, 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 che è krios. Krios è appunto il freddo. Sicuramente voi conoscete la cosiddetta crioterapia, la terapia del freddo. Quindi in cristallo c'è appunto la voce krios, che vuol dire freddo, perché l'umano nella sua esperienza pensa che esistano delle pietre, per così dire, calde e delle pietre fredde. Il cristallo all'umano dà la sensazione del freddo ed è per questo che esiste la parola krios. In greco appunto cristallo è kristallos, kristallos o kristallos, e voi sapete che i cristalli oggi più famosi da dove vengono? I cristalli più famosi. La Germania? Non proprio dalla Germania, no, però non molto lontano dalla Germania. Qualcuno di voi conosce la Boemia? La Boemia non è molto lontana dalla Germania ed è appunto Cecoslovacchia o Cecoslovacchia, e lì ci sono appunto i cristalli, si chiamano cristalli di rocca, che tu probabilmente conosci meglio di me, i cristalli di rocca, e i cristalli di rocca
hanno un bellissimo aspetto e non sono naturalmente così cari come i diamanti. Ecco perché molto spesso in giro si vedono appunto dei cristalli di rocca che sono tutto sommato a buon prezzo, fanno un gran figurone e molte persone che amano figurare si circondano appunto di questi cristalli di rocca. Quello che voi vedete anche sugli abiti molto spesso, abiti sgargianti, sono appunto cristalli di rocca e non diamanti. È chiaro che tutti i cristalli fanno parte di quale mondo? Minerale. Di quale mondo? Minerale. Ho paura di dire. Appunto, non so, sono io che imputo evidentemente. No, che uno pensa delle cose. Sì, sì, cioè. Ora, chi va in montagna e chi ama andare in montagna, passeggiare in montagna, vede una grande quantità e varietà di sassi, di cristalli, di pietre, come ad esempio quelli lì, in gran parte raccolte in montagna. E come dicevo prima, krios in greco, che vuol dire appunto freddo, gelo, crioterapia, è la parola all'inizio di cristallo, che vuol dire in sé per sé anche ghiaccio, quindi ghiaccio, cristallo, ha la stessa cosa. Voi sicuramente conoscete una parola dell'italiano che è glassa, la glassa. Che cos'è questa glassa? Ha a che fare con il cibo, sì. E dove si mette la glassa? Sulle torte. Cake designer di adesso. Insomma, molto di moda il cake designer. Ecco, sì, sì. Quindi ogni volta che mangiate una torta con la glassa, non dovete pensare ad altro che glassa, la glassa di questo ha a che fare con il ghiaccio, perché dà questa sensazione di ghiaccio. In Toscana, e come voi sapete il toscano è la lingua da cui è derivato l'italiano, la parola ghiaccio non esiste in toscano, ma è ghiaccio, ghiaccio. Sono ghiaccio, si usa in toscano correntemente, vuol dire sono intirizzito dal freddo, sono ghiaccio. Quindi vedete, l'italiano come lingua naturale ha molte varietà, e tutti quanti sanno che l'italiano parlato in Piemonte è sicuramente diverso dall'italiano parlato in Sicilia. E non è che l'italiano piemontese sia migliore o peggiore, sono due varietà di lingue molto molto diverse che hanno un'unica matrice che in questo caso è appunto ghiaccio, un'unica matrice. Sì, un'altra parola simile che voi già conoscete e di cui avete già fatto abbondantemente uso è il ghiacciolo. La parola ghiacciolo vi dice qualcosa, no? Che cosa vi dice? Sì, ma il ghiacciolo come manufatto che cos'è? In natura il ghiacciolo si può anche vedere, vero? Esistono dei ghiaccioli che pendono dalle grondaie quando appunto fa molto freddo. Però quello non è il ghiacciolo con lo stick inserito che noi usiamo solitamente d'estate quando fa molto caldo. E quindi è ghiaccio compresso in una determinata forma. Bene, termino con una domanda. Per quanto riguarda il significato traslato, il significato figurato, perché esistono dei significati intrinseci e dei significati estrinseci. Per esempio, se io dico lui corre come un cavallo,
qui siamo di fronte a un significato traslato, come un cavallo, vuol dire come un puledro con grande agilità. Per finire, stillicidio, prendete la parola stillicidio. Chi di voi conosce o non conosce questa parola? Lo stillicidio. Mai usata? Nessuno di voi usa questa parola? Beh, insomma. Stillicidio. Sì, esatto, è un aspetto sinonimo di suicidio. Di suicidio? No. No. Cioè, lo stillicidio. Lui forse lo usiamo così. Lo usano così. Forse lo usiamo male. Sì. No, in senso negativo, comunque senso di sofferenza. Quindi, goccia su goccia, uno stillicidio continuo, goccia su goccia. E voi sapete che esiste un proverbio, che viene dal latino, che dice gutta cavat lapidem. La goccia scava la pietra. La goccia scava la pietra. Molto spesso i genitori verso i loro figli usano uno stillicidio. E continuo a dire, mi raccomando, non venire a casa oltre una determinata ora. Ed è uno stillicidio, una informazione da stillicidio, che viene ripetuto continuamente. Quindi la goccia che scava la pietra è di per sé la parola originaria di stillicidio, quando qualcosa viene ripetuto continuamente. Un'altra cosa, qui termino, cosa vorrà mai dire restare di ghiaccio? Non ho capito. Impassibili? No. Questo vuol dire, piuttosto come dice lei, restarci male, qualcosa che non era stato precedentemente pensato. Quindi è una grande sorpresa. Ed è una sorpresa positiva o negativa? È sempre negativa. Non ci può essere in questo senso una sorpresa positiva. Bene, vedo che stanno arrivando gli altri e quindi per forza di cose andiamo. Allora, grazie professore. Paritario Dante Alighieri, un liceo classico che esiste da 30 anni circa, che è nato dalla iniziativa di un gruppo di genitori che una decina di anni prima ancora, nel 74,
promossero una scuola dell'infanzia per i propri figli e, terminata la scuola dell'infanzia, proseguirono l'avventura educativa dando origine a una scuola elementare, con la scuola elementare proseguire una scuola media senza un progetto predeterminato, e poi al termine della scuola media i genitori insieme ai docenti si chiesero ma quale scuola potrebbe essere uno sviluppo del percorso educativo che abbiamo fino a questo momento pensato per i nostri figli, e nacque l'idea di un liceo classico. Tutto questo per dirvi che questa scuola non è nata dalla iniziativa di organi istituzionali e statali, ma è nata dall'iniziativa di gruppi di docenti e genitori. Voi sapete che esiste in Italia un sistema scolastico pubblico fatto di scuole statali e scuole paritarie, che hanno dal punto di vista legale la stessa valenza, c'è una differenza dal punto di vista della gestione delle scuole. La storia del liceo classico Dante Alighieri è la storia perciò di una scuola che si è costruita nel tempo sulla responsabilità diretta di persone che si sono presi a cuore la offerta direttamente, l'offerta di un percorso educativo che aiutasse i figli, gli studenti, i giovani, i ragazzi come voi, l'offerta di un percorso educativo che li aiutasse a diventare grandi, a diventare attraverso lo studio. Quindi lo scopo della scuola, come deve essere, credo, lo scopo di ogni scuola, è esattamente questo: aiutare la persona a diventare grande, sviluppando le proprie potenzialità, le proprie capacità, la propria intelligenza, la propria volontà, attraverso la conoscenza, attraverso la scoperta del mondo. L'esperienza che stiamo conducendo oggi è un esempio di questa scoperta del mondo che ha come scopo ultimo lo sviluppo della propria capacità di comprensione, di ragionamento, di giudizio, di valutazione. Perciò una pietra, fino a poco fa ci sono state mostrate delle pietre, dei sassi che vediamo tutti i giorni, oppure delle pietre preziose che magari ci incuriosiscono, ci affascinano, che senso hanno? Ecco, questa domanda è una domanda che ha avviato un percorso di approfondimento di conoscenze che ha coinvolto discipline diverse, discipline di carattere scientifico, discipline di carattere artistico. Noi preferiamo dire discipline di carattere artistico piuttosto che umanistico, perché anche con la scienza l'umanesimo c'entra. Perciò, che cosa dice a un uomo, che cosa dice a una donna, che dice a una persona la forma, il contenuto, la struttura di una pietra preziosa, di un cristallo? E come nel corso del tempo, della letteratura, piuttosto che di altre espressioni artistiche, le pietre preziose cosiddette, i cristalli, hanno suggerito letture, interpretazioni della vita umana oltre che della realtà naturale. È un esempio questo, come tanti se ne potrebbero fare, di un approfondimento di un pezzo della conoscenza, di un pezzo della realtà che ci serve per capire di più chi siamo. Questo è il motivo per cui vogliamo fare scuola, ci interessa fare scuola, come penso e credo interessi tutti quanti, così semplicemente. La parola ai ragazzi, prego. Allora, noi oggi vogliamo presentarvi un lavoro che abbiamo fatto per un po' di tempo e, come potete vedere dal titolo, sono Le gemme in Dante e Alberto Magno, e questo è nato soprattutto dallo studio che noi abbiamo fatto della Divina Commedia, in particolar modo quest'anno del Purgatorio, perché ci siamo resi conto che Dante molto spesso faceva uso dei richiami a elementi minerali, a gemme, a pietre preziose. Ovviamente lui comincia un significato poi per la sua opera, e con l'aiuto della nostra professoressa abbiamo capito che Dante aveva ben presente un personaggio che è Alberto Magno, che lui aveva scritto un'opera che è De Mineralibus, da cui noi abbiamo preso molti brani, e quindi vogliamo proprio proporvi un percorso attraverso queste due figure per far capire il valore che avevano, ovviamente uno da una parte scientifico e uno da una parte invece letteraria, e le gemme. Thank you.
Dante si è posto come... Chiedo più questo, perché noi ci siamo presentati, ma forse è giusto che anche noi sappiamo chi sono loro. Adesso me l'hanno detto, non orecchio, ma questo viene detto pubblicamente. C'è qualcuno che del volta... Prego. Sono degli studenti del tecnico dell'Itivolta di Sassuolo e con l'insegnante di chimica e classi secondo indirizzo tecnico informatica. Allora Dante si è posto come compito quello di divulgare la sapienza di Alberto Magno, che infatti si trova nominato in Paradiso canto decimo. Nella Divina Commedia, summa del pensiero medievale italiano, le gemme occupano una parte importante. Nell'inferno non v'è posto per la bellezza e quindi nemmeno per questi oggetti meravigliosi. Ma non appena Dante e Virgilio escono dal tenebroso cunicolo e poggiano i piedi sulla spiaggia dell'isola del Purgatorio, quello che vedono è un cielo dal dolce color d'oriental zaffiro, che dà loro speranza e conforto. E così il prato ai piedi della montagna ha color di fresco smeraldo, e i cieli del paradiso hanno ciascuno la propria pietra, diamante per quello della luna, balascio, cioè rubino, per quello di Venere, topazio per quello di Marte. Solo il cielo del sole è privo di pietre, perché un astro che brilla di luce propria non può venire sostituito da una gemma che riluce dello splendore che riceve proprio da questo astro. Allora, chi è Alberto Magno e qual è il contributo che dà? Alberto Magno, Doctor Universalis, Vescovo e Dottore della Chiesa, si nutrò in tutti i campi del sapere, utilizzando i libri di Aristotele come guida, ma ampliandone la discussione con continue digressioni, nelle quali utilizzò tutti i materiali che poteva avere a disposizione. Osservando la mancanza di un'opera aristotelica sui minerali, scrisse un libro, De Mineralibus, nel quale riporta non solo sapere trasmesso da enciclopedie, lapidari, testi di alchimia, ma anche testimonianze raccolte di prima mano fra i minatori, i fabbri e gli alchimisti. Alberto assume il pensiero di Aristotele e di Empedocle. I minerali non sono viventi, sono composti di terra e acqua. Anzi, alcune pietre, come il quarzo e il vetro, sono acqua congelata. Quelle che appaiono più asciutte contengono però acqua come elegante. Così ne distingue due cause. La causa materiale, che è la forza degli elementi, acqua, aria, terra e fuoco, e la causa efficiente, che è un principio di mineralizzazione provocato da forze celesti, che produce le pietre originandole in situ. La spiegazione del potere delle pietre è assunta particolarmente da Ermete, mitico fondatore dell'alchimia, probabilmente di origine greca, conosciuto attraverso le traduzioni latine da Arlarvo. Anche Salberto fu critico sulle opinioni dell'alchimia che si discostavano da Aristotele e da Lucenna. Fu critico sull'aspetto che le pietre sono prodotte senza una causa specifica, causa che lui identifica nel principio mineralizzante e non associa a pratiche alchemiche. Alberto è interessato non tanto alla magia quanto alle cause fisiche. Il potere dei cieli, come delle stelle e delle costellazioni, imprime dei poteri alle pietre, ma sono poteri indiretti perché sono ricevuti. Sono poteri accidentali, cioè con diversa distribuzione. Sulle virtù delle pietre, Alberto si riferisce ad autorità precedenti, tra cui Marbodo. In alcuni casi si riferisce alla sua esperienza diretta, occultimum est expertum. In altri non conferma, in altri ancora riporta, ma smentisce. Sui poteri straordinari delle pietre si può intendere un'attività oltre che farmaceutica, di effetto per lo più placebo, non trovando oggi basi scientifiche.
Gli antichi conoscevano alcuni effetti specifici di sostanze sperimentati, mentre altri erano accettati senza verifica. Dio ha collocato in ogni genere di pietra dei poteri benefici per l'uomo, e Vace, che era un re degli Arabi, in una lettera a Tiberio. Allora, queste sono tutte le pietre preziose, le gemme, che andremo ad analizzare insieme e con un percorso particolare, nel senso che... Scusa, ci leggi prima tutto l'elenco? Sì, ve l'ho detto. Allora, l'ambra, il diamante, lo smeraldo, lo zaffiro, l'eliotropio, il topazio, il rubino, il cristallo, l'alabastro e infine la perla. La prima ovviamente l'ambra, e vi presento il percorso che faremo. E, allora, innanzitutto ci sarà, ci dovrebbe essere una parte diciamo scientifica, quindi con le varie particolarità della pietra preziosa. Poi la parte di Dante, in cui ci sono, noi abbiamo proprio riportato i versi che abbiamo ricercato nella Divina Commedia con un breve commento, una contestualizzazione. E poi la parte di Alberto Maglio, quindi la parte in latino che noi stessi abbiamo tradotto, e quello che diceva Alberto Maglio su questa pietra, quindi per esempio le virtù a cui era legata. Allora, questa è l'ambra, e qui vediamo anche la sua derivazione dall'arabo, e infatti vediamo già una sua particolare proprietà, che sarà quella della elettricità. Scusa un secondo, qui vediamo, ma noi laggiù non vediamo. Mm, sì. Ci spieghi la derivazione dall'arabo, ce la leggi. Ah, ok. Perché la questa distanza. Sì. La derivazione dall'arabo è ambar, e infatti si vede che è anche molto simile, e che appunto significa elettricità. Infatti poi, come andremo a vedere, una sua particolarità è che strofinandola attira gli elementi proprio come il ferro e la calamita. Allora, l'ambra è costituita principalmente dalla resina fossile, che infatti si ricava dagli alberi, Alberto Magno dice soprattutto dai pini, ed è costituita da particolari elementi chimici come il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno. Infatti è costituita principalmente dall'acido succinico, che è appunto composto da questi elementi. E a livello di durezza non è eccessivamente dura, nel senso che nella scala di Mohs, che va diciamo da 1 a 10, diciamo la sua durezza misura da 2 a 2,5. Il colore vediamo che è variabile, nel senso che lo stesso Alberto Magno ne ha riscontrati di più tipi, e va diciamo dalle sfumature del giallo chiaro al giallo scuro, all'arancione, e infatti noi tutt'oggi diciamo un colore ambrato, perché sono proprio il colore tipico dell'ambra, e anche il rosso, il bruno e anche qualità più scure. E appunto vediamo che dice proprio che ha delle ottime proprietà dielettriche, infatti con lo strofinio si elettrizza. E questo è il pezzo di Dante. Dal Paradiso, canto 29. E come in vetro, in ambra o in cristallo, raggio risplende sì, che dal venire all'esser tutto non è intervallo. Così il triforme effetto del suo sire, nell'essere suo raggio insieme tutto, senza distinzione di assorbire. Questo è un passo tratto dal Paradiso, dal Paradiso, che è l'ultima opera di Dante della Divina Commedia, e vediamo che qui appunto Dante sente la necessità nel Paradiso di creare un confronto tra la lucentezza che lui vede dagli angeli, che incontra appunto nel suo cammino, con quella lucentezza e quella trasparenza che è tipica di queste pietre. Quindi infatti vediamo proprio che Dante vuole darci a noi la consapevolezza di quello che lui sta vedendo nel suo viaggio, e quindi usa l'ambra e poi vedremo anche il cristallo, che appunto noi possiamo vedere esperibilmente. E, infatti lo stesso Alberto Magno, poi come vediamo nel pezzo in latino, dice translucere sub vitrum, e questa è proprio la trasparenza tipica dell'ambra, che è appunto questa trasparenza come il vetro. Questa è appunto la parte di Alberto Magno in cui vediamo come lui si è sempre riferito a questa pietra, e si è riferito con il termine classico che è suetinus, ma anche l'elicium, infatti dai greci era chiamata electrum, e
Per la pietra dell'ambra ci sono, diciamo, più varietà, e a ogni varietà, che sono quattro, corrispondono quattro descrizioni e quattro poteri, come il Chrysalectrum, il Succinus, il Ligurio e il Cacabre, chiamata anche Gagates. E questo vediamo che invece è il passo tratto dal De Mineralibus di Alberto Magno, e vediamo che Alberto Magno lui comincia proprio a descriverla con questo nome, appunto, che viene dato dai greci, Licham. Quindi Suetinus, lapis est, croce di coloris, quem greci Licham vocant, in venitur enim aliquando trasluce sut vitrum. E lo stesso, appunto, Alberto Magno viene a dire che si forma dalla resina del pino e ha queste capacità dielettriche, appunto, di attrarre le foglie e la paglia, che è la caratteristica tipica dell'ambra. E poi Alberto fa un'altra distinzione, e cominciando a dire le sue virtù, quindi la virtù, la facoltà che ha l'ambra nei confronti dell'uomo che la porta. E lui dice che l'ambra ha la proprietà di, nel momento in cui viene bruciata, di allontanare i serpenti, tenere lontani i serpenti, e di aiutare le donne nel momento del parto. E ha l'ambra, così come anche molte altre pietre, che poi vedremo in seguito, ha la capacità di mantenere casti e coloro che la portano addosso. E Alberto poi dice che migliore l'ambra generata da un particolare succo delle piante, che sono quelle che si generano nella stagione dell'estate. E lui fa sempre riferimento anche a un altro tipo di ambra, che è l'ambra nera, che è il Gagates, venendo però a dire che non è una resina fossile come in generale l'ambra, ma è una particolare varietà di lignite. Io vi parlerò del diamante, che come tutti sanno è una pietra molto dura. Infatti, già dall'etimologia della sua parola possiamo capire questo. Infatti, viene dal greco adamas, che significa invincibile. Allora, come è formato un diamante? Un diamante è formato da un atomo di carbonio che a sua volta si lega ad altri quattro atomi di carbonio. E una cosa interessante è che in natura si trova dal trasparente a traslucido, e quando è puro si trova in colore. Nonostante questo, presenta moltissime sfumature che possono essere, appunto, bianco-blu, bianco-rosa, bianco-verde, e poi rosa, rosso, addirittura fino al blu, e infatti, come vedremo, spesso si confonde con lo zaffiro. Cosa, come dicevamo prima, la sua durezza è molto rilevante, perché appunto nella scala di Mohs ha durezza 10. E Dante cita il diamante nel Purgatorio e nel Paradiso. Dal Purgatorio, canto 9. Sopra questo teniamo le piante, l'angelo di Dio sedendo in sulla soglia, che mi sembrava pietra di diamante. Dal Paradiso, canto 2. Pareva a me che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sorprendesse. Dante prende spunto sempre da Alberto Magno, che dice del diamante: lapis est durissimus, parum cristallo obscurior, coloris tamen lucidi fulgentis, adeo solitus, ut nebul ferro mollescat vel solvatur. Noi abbiamo tradotto questo passo di Alberto Magno, e infatti lui dice che descrive il diamante come una pietra durissima, lucida e brillante, che neanche il ferro può ammorbidire. Il diamante, infatti, lo descrive trasparente, duro, potente e incombustibile. Tuttavia, lui smentisce una credenza del tempo che il diamante attirasse il ferro e togliesse la virtù alla terra. Inoltre, si pensava che il diamante venisse sciolto dal piombo per l'argento vivo. Che cos'è l'argento vivo? È il mercurio. Infatti si riteneva che l'insieme si riteneva che questi riuscissero a scioglierlo. Inoltre, un particolare molto interessante
è che molti scrittori medievali, appunto qui Alberto, ritenevano che, e anche fin dall'antichità, ritenevano che la capra, l'animale capra, avesse virtù mitiche. Anche lo scrittore Plinio riportava che quando le capre appunto venivano nutrite con certe erbe, si poteva ricavarne la pia medicinale. E ne abbiamo introdotto un passo che, in cui Alberto descriveva il fatto che una volta che una capra avesse mangiato prezzemolo e bevuto il vino, il suo sangue sarebbe stato in grado di sciogliere il diamante. Infine, anche il diamante, come tutte le altre pietre preziose che vedremo, era considerato portatore di virtù. E queste virtù dipendevano anche dal modo di portarlo, ad esempio, come dice, portato al braccio destro, anzi sinistro, portato a sinistra, legato al braccio, era utile contro i nemici e le bestie feroci. Inoltre si pensava che proteggesse da dispute, da insania, allontanasse i fantasmi e addirittura da incubi notturni. Allora, io adesso vi parlerò dello smeraldo. E come prima cosa noi sappiamo, lo smeraldo è una pietra molto comune e il colore dello smeraldo, il colore particolare, è il verde. Però il verde è dovuto sia alla presenza di ossido di cromo e vanadio, sia al silicato di alluminio e di berillio, ma la caratteristica soprattutto dei diamanti e delle gemme in generale è che il loro colore viene dato dalla presenza di impurità. Quindi è strano vedere come in realtà sono delle impurità che non dovrebbero essere presenti all'interno della gemma che danno questi colori spettacolari. E noi vediamo che per esempio il diamante non è una gemma particolarmente dura perché sulla scala MOS ha una durezza di 8 su 10. Dal Purgatorio, canto settimo. Oro e argento fine, cocco e bianca, indaco, legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fianca. Dall'erba e dagli fiori, dentro a quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Lo smeraldo viene citato per la sua lucentezza, come simbolo di castità e di giustizia, e per la funzione di specchio. Gli occhi di Beatrice sono paragonati a uno specchio nel quale si riflette il simbolico grifone. Dal Purgatorio, canto trentunesimo. Occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavano saldi, come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava. Allora, Alberto Magno descrive, prende la descrizione dello smeraldo da due scrittori antichi, che erano Plinio e Marbodo. E quando lo smeraldo, Alberto Magno ci dice che quando lo smeraldo è spezzato, dentro ha un colore di un verde ancora più vivo. E lo smeraldo è l'unica pietra che nella Divina Commedia viene menzionata nel momento in cui si rompe. E Alberto Magno descrive un aneddoto, cioè il fatto che lo smeraldo si può rompere nel momento in cui viene posto davanti agli occhi di un rospo che lo guarda e quindi riesce a frantumarsi in quel caso. E allora, Alberto Magno descrive anche dove può essere trovato lo smeraldo, soprattutto nelle miniere della Scizia, che è vicino alla Russia, e nell'Egitto, e riprende anche da Aristotele il fatto che gli smeraldi possono trovarsi anche a Cipro e nell'isola di fronte a Calcedonia. E Plinio dice anche che si trovano soprattutto nelle miniere del rame. E Teofrasto, che è il discepolo di Aristotele, dice che a Cipro è stata trovata una pietra che per metà era smeraldo e per metà diaspro. Infatti c'era la credenza che lo smeraldo si sviluppasse dalle onde del mare. E quindi Alberto Magno crede che, essendo stata trovata questa pietra che era solo per metà smeraldo, la pietra non avesse avuto il tempo di svilupparsi totalmente. E una cosa particolare è che nei lapidari medievali
venivano assegnate a tutte le pietre delle particolari virtù, e lo smeraldo ha la virtù di favorire la memoria e le capacità divinatorie e viene considerato da molti popoli un simbolo di castità. E Alberto racconta l'aneddoto di un re di Ungheria, che era un suo contemporaneo, che portava incastonato in un anello uno smeraldo, e lo smeraldo si ruppe durante la prima notte di nozze. E lo smeraldo ha anche degli scopi medici secondo i medievali, in quanto può curare la terzana, che è una forma di malaria, e l'epilessia, può rinforzare una vista debole, può salvare gli occhi, e se viene inghiottito polverizzato è utile per placare le malattie della parte digerente. Allora, lo zaffiro è una pietra azzurra, come possiamo vedere, e la sua etimologia è piuttosto incerta. Dal sanscrito infatti significa la cosa più bella, e viene da saphir. Col termine di zaffiro sono intesi i corindoni blu, e per corindoni si intende tutti quei, in particolare quei minerali che sono costituiti di ossido di alluminio con una durezza di pari a 9. E anche il rubino fa parte dei corindoni di ossido di alluminio, però è la varietà rossa di, questo, di questa pietra, e prende il nome appunto di rubino. Ci sono poi altre piccole parti di altri elementi come il ferro, il cromo, che sono responsabili di altri colori che questo minerale può assumere, come il violetto, il giallo, il rosa, il verdino. E sono poi tracce di ossidi metallici come il titanio e il vanadio, che danno proprio la colorazione a questo minerale, che altrimenti avrebbe, cioè sarebbe incolore. Infatti gli zaffiri sono trasparenti, però possono presentare un pleocroismo, cioè una diversa colorazione in base alla posizione, all'angolo di osservazione. Dal Paradiso, canto 23esimo. Parrebbe nube che squarciata tona, comparata al suonar di quella lira, onde si coronava il bel saffiro, del quale il ciel più chiaro si insaffira. Dal Purgatorio, canto primo. Dolce color d'oriental zaffiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro. Agli occhi miei ricominciò di letto, tosto che uscì fuori dell'aura morta, che m'aveva contristati gli occhi al petto. Ok, Alberto Magno nel De Mineralibus chiama questo minerale Zaffirus, oppure anche Sirites o Sirtites. Nella frase in latino lui ci dice che è giallo e trasparente nel colore come il cielo sereno. Ci dice che il migliore è quello che contiene macchie scure tendenti al rosso. E poi è stata trovata una pietra di buona qualità che ha macchie biancastre, se la materia di cui è composta è scura come le nubi, un poco trasparente. E allora, Alberto Magno cercò di conciliare le proprietà descritte dagli antichi sullo zaffiro orientale con le proprietà invece di un nuovo, diciamo del primo zaffiro europeo che fu scoperto durante la sua epoca. E lo zaffiro orientale prendeva il nome di lapislazzuli, invece il primo zaffiro europeo di corindone azzurro. La differenza stava prevalentemente nel fatto che gli zaffiri erano di colore più chiaro del lapislazzuli e spesso in parte biancastri, però erano più duri. E poi soprattutto erano trasparenti e limpidi, che erano proprietà che a quel tempo erano comunque più apprezzate. Infatti il corindone è molto duro e quando è polverizzato diventa bianco. Invece il lapislazzuli rimane azzurro se non è macinato troppo fine. Il lapislazzuli macinato veniva utilizzato proprio per gli affreschi, è quel colore azzurrino che viene usato negli affreschi, divenne sinonimo di pigmento azzurro, o anche verrà chiamato, il colore blu prende il nome proprio di blu oltremare per la sua colorazione, sì, blu. Ok,
E per finire, Alberto Magno parla anche di alcune virtù che questo minerale può avere, a differenza di alcuni che pensavano che il Saphirus perdesse la sua virtù dopo aver curato per esempio un ascesso. Alberto smentisce per propria esperienza dicendo che aveva trovato una stessa gemma che agiva su due ascessi addirittura in un certo arco di tempo, un intervallo di 4 anni. E poi per quanto riguarda le virtù dice che in particolare riesce a preservare, cioè indurre alla castità, liberare l'uomo dal sospetto e insomma purificargli l'animo. Io parlo dell'eliotropio e vediamo già dall'etimologia che secondo i medievali questo aveva potere sul sole, infatti viene dal greco elios e sole e trepo rivolgo. Allora, di colore verde scuro è presente delle macchioline rosso sangue come fossero gocce di diaspro, che è un quarzo microcristallino. Infatti per questo motivo viene anche chiamato diaspro sanguigno, una varietà di calcedonio che è una varietà fibrosa microcristallina di quarzo con lucentezza opaca cerosa. E come dicevo prima, eliotropio significa che si volta al sole e corrisponde anche a un genere di pianta. Questo nome viene attribuito perché secondo gli antichi questa pietra riflette la luce con bagliori rossastri ed è una pietra dura e non un minerale. Dall'inferno, canto 24. Tra questa cruda e tristissima copia corre a genti nude e spaventate, senza sperar pertugio e ritropia. Conservi le van dietro avean legate, quelle ficcavan per le reni la coda, e il capo, e grandinanzi aggruppate. In questo passo Dante fa riferimento alla virtù, secondo la quale l'eliotropia rendeva invisibili. Allora, Alberto Magno ci dice che l'eliotropia poteva oscurare il sole provocandone l'eclisse e far bollire l'acqua, come riportano anche Plinio e Marbodo. Ha potere sul sole in modo diverso se viene immersa oppure no nell'acqua. Infatti, se viene immersa nell'acqua può aumentare il fulgore del sole, mentre fuori dall'acqua ne diverte i raggi come in uno specchio. L'eliotropia presenta delle macchie rosse come di sangue e per questo i cristiani lo utilizzavano spesso per le crocifissioni o per scene di crocifissioni o martiri e infatti è nota anche come pietra del martire e a questo vengono attribuite delle proprietà molto benefiche in generale e in particolare per la circolazione del sangue, in particolare faceva cessare le perdite di sangue, rende anche invisibili chi la porta addosso rispetto a coloro che gli stanno vicini e questa è la virtù che viene ripresa nel passo di Dante. E Alberto non menziona il potere contro i veleni di cui la pietra godeva. Allora, la parola topazio deriva dal sanscrito tapas, fuoco, calore, oppure da isola di Topazio nel Mar Rosso. Allora, il suo nome scientifico è desossilicato di fluoro alluminio e ha una durezza pari ad 8. Per quanto riguarda il colore, è allocromatico, ossia presenta diversi colori a causa di impurità o difetti reticolari e il colore può variare dal giallo oro al giallo miele oppure può essere azzurro, verdognolo e raramente, molto raramente il rosso, mentre quando è completamente puro è incolore. Per quanto riguarda la forma, solitamente si presenta in prismi tozzi che possono avere dimensioni anche notevoli si trova generalmente associato a delle rocce granitiche. Inoltre presenta anche un pleocroismo, ossia, come vi ho detto prima, che a seconda dell'angolo da cui lo si guarda può variare il colore. Dal paradiso,
canto quindicesimo. Ben supplico io a te, vivo topazio, che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio. Dal paradiso, canto trentesimo. Anche soggiunse, il fiume di topazi che entrano ed escono e il rider delle erbe son di loro per umbriferi prefazi. Allora, Alberto Magno descrivendo la lucentezza della pietra, dice che ha la particolare proprietà di creare l'immagine del corpo riflesso nello stesso modo in cui uno specchio concavo fa sembrare gli oggetti convessi. E inoltre dice che ponendo il topazio in acqua bollente subito la raffredda in modo tale da poter mettere la mano senza sfruttarsi. Per quanto invece riguarda le descrizioni fatte dagli antichi, molto spesso questo topazio è stato confuso con il crisolito, che è una pietra d'oro appunto molto simile al topazio. Allora, io parlo del rubino. Il rubino deriva dal latino rubus, che vuol dire rosso, che riprende appunto il colore. Infatti, il rubino è un corindone di colore rosso, che è rosso a causa degli ossidi di cromo che sono presenti. E nella forma pura, senza imperfezioni, il corindone sarebbe trasparente. Ha una durezza molto alta, infatti è il grado 9 della scala che va da 1 a 10, e se è presente nelle rocce metamorfiche, manca di ferro e quindi assume un colore rosso più intenso, mentre se invece è generato nelle rocce basaltiche c'è un contenuto di ferro più alto e quindi il colore è più scuro e meno intenso. Dal paradiso, canto a Roma. L'altra Letizia, che mi era già nota per cara cosa, mi si fece in vista, qual fin balascio in che lo suo percuota. Allora, Alberto Magno chiama questa gemma carbunculus e gli attribuisce le caratteristiche di colore rosso, limpidezza e durezza. E lui sostiene, come anche faceva le credenze del suo tempo, che splendesse luce propria e brillasse al buio se fosse di buona qualità, mentre invece brillasse contro uno sfondo scuro solo se spruzzato l'acqua se fosse di inferiore qualità. Afferma questa cosa con sicurezza perché dice di averla vista con i suoi occhi. E, insieme a tutte le altre gemme rosse, a quel tempo il rubino era noto come carbunculus e veniva diviso in carbonchi maschi e in carbonchi femmine a seconda dell'intensità del colore e anche della durezza. Verso la metà dell'undicesimo secolo e anche nel dodicesimo si iniziò ad abbandonare il nome latino carbunculus e ad usare due nomi distinti, uno per i rubini e uno per i balasci. Alberto Magno ritiene che ci siano tre tipi di carbunculus, tra quelli che venivano considerati tali dalle sue fonti, e cioè il baladus, il granatus e il rubinus, il quale viene descritto limpido, rosso e duro. È stato l'unica cosa che volevo.
averci proposto questo lavoro, perché per noi appunto è stato un reincontro col mondo antico e medievale, perché noi attraverso, diciamo, il punto centrale dei nostri studi, che comunque è la traduzione dal latino, ma come anche l'approfondimento appunto in ambito medievale e antico, siamo riusciti a scoprire di più anche in ambito scientifico su queste pietre, che a me personalmente è piaciuto tantissimo. Per cui volevo leggere l'ultima slide, che era: per noi il lavoro è stato l'esperienza del reincontro col mondo antico e medievale, un'unità di pensiero che attraversa ogni angolo della natura, dove anche gli oggetti messi all'ultimo gradino della scala rivelano un senso e celano la bellezza. Per cui vi volevo ringraziare. Io ringrazio voi per il grosso lavoro che avete svolto, ma in verità l'idea di questo progetto è della vostra insegnante. È riuscita in un qualche modo a trovare una collaborazione con altri docenti che vi hanno potuto così far vedere come parlare di cristalli possa essere un tema trattato veramente in modo trasversale, quindi non solo nelle radici della nostra cultura italiana, ma anche con gli aspetti scientifici della scienza moderna, perché voi avete descritto anche passi e osservazioni di quello che era la scienza alla conoscenza appunto dell'epoca medievale, ma anche dal punto di vista matematico e artistico. A me farebbe piacere se adesso i due insegnanti che hanno seguito il lavoro venissero qui a dire due parole. Lavorando con voi per me è stata un'esperienza estremamente bella, perché ho imparato un sacco di cose che non conoscevo assolutamente, ed è stata anche un'esperienza molto divertente quando mi sono messa a tradurre con voi i brani di Alberto Magno, piuttosto difficili, perché il latino medievale non è semplice. Io poi ho studiato latino facendo il liceo scientifico tanti anni fa, non l'ho più ripreso, quindi tra l'altro riuscivo anche a ricordare tanti passaggi, tante regole, tante cose. Quindi è stato divertente, secondo me anche difficile, soprattutto laddove si incontravano quei passi strani e si diceva: ma è possibile, come la questione che il diamante si può rompere se posto di fronte a rosco, oppure c'è una pietra che non siamo riusciti a descrivere perché il percorso era molto più lungo ovviamente, ma sapevamo insomma che probabilmente avrebbe dovuto staccare. Un'altra pietra in fondo, l'alabastro, ecco, l'alabastro veniva considerato una pietra del rospo, e Alberto Magno scrive che se nell'alabastro viene disegnato un rospo oppure si mette un rospo vivo di fronte all'alabastro, l'alabastro assume particolari proprietà. Allora, queste cose lì per lì ci lasciavano increduli, ci facevano anche sorridere, ma in realtà completando il lavoro abbiamo visto come, al di là del fare noi oggi moderni, oggi sorridiamo, al di là di questo aspetto, comunque c'è un senso, una valenza dentro quelle pietre che noi abbiamo per un messaggio, un significato, un senso, anche lei lo diceva all'inizio, che probabilmente noi abbiamo perso, cioè noi diamo un calcio, a parte le gemme hanno un valore economico ovviamente, diamo un calcio a un sasso, ma effettivamente c'è una storia, un linguaggio, un senso che gli antichi colpi riuscivano a cogliere molto di più. Quindi è bellezza, divertimento e anche l'opportunità di lavorare
insieme con i ragazzi costruire un percorso che tra l'altro non abbiamo trovato fatto, nel senso che abbiamo dovuto proprio inventare, cercare le fonti, confrontare ciò che Alberto Magno diceva con altri autori dilapidari dell'epoca, perché poi delle cose ci sembravano così strane, diciamo, possibile, impossibile, andiamo a vedere, cioè, veramente è un altro mondo, insomma, per noi su certi aspetti. E c'è l'apporto matematico che è stato sostanziale. Smentisco su questa cosa. Come ben sapete, ho fatto sia no lo 0,1% nel lavoro della professoressa, molto poco. Però comunque la cosa bella che volevo dire io era che c'è una cosa che mi coinvolge sempre quando c'è amore per le cose reali che ci sono, per la bellezza che hanno, ovviamente qui solo le immagini parlano, e l'amore anche di un lavoro che fatto insieme da più gusto. Quindi, pur essendo solo da partecipe dello 0,1%, però è stata una cosa bella che secondo me vale la pena sempre giocarsi nelle cose. Basta, grazie. Reciprocamente, se no appunto andiamo a vedere la mostra, semmai conviene, c'è l'altra classe, quindi conviene, sì.